Salve a tutti ragazzi e bentornati qui su Quei Due sul Server 2. Come potete vedere, tutto il mio mondo è più figo. Ed è più figo perché sono riuscito ad installare la mia texture pack preferita. È la Sfax PureDB Craft. Vi metto magari il nome in descrizione perché magari a pronunciarlo non si capisce poi troppo bene. E niente ragazzi, finalmente il mio mondo appare come vorrei. Inoltre, ci ho anche messo la shader mode, non mi ricordo bene come si chiama, Optifine e cose del genere. E quindi sembra veramente, cioè non l'ho mai visto così figo Minecraft, sono veramente contento. Andiamo ad esplorare questa nuova zona, che ho visto solo di notte in effetti, ed è piena di mucche, come avevo già visto, ma non ci sono gli zombie perché è giorno, quindi possiamo dare un'occhiata più tranquilla. Dall'alto di questa collina andiamo a studiare una soluzione architettonica, alla luce del tramonto tra l'altro, che possa rendere al meglio. Allora, vista la grandezza della zona che potrei andare a riempire con coltivazione e allevamenti, e chi più ne ha più ne metta, il primo impulso sarebbe quello di riempire tutto di campi coltivati in questo modo, magari far sorgere una mega fattoria qui al centro, insomma fare una cosa un po' in grande stile. In realtà la cosa migliore da fare in questo momento in cui sto sinceramente morendo di fame e basta, sarebbe di far sorgere qui una piccola cascina con un letto, che quindi mi dia la possibilità di non fare avanti e indietro come uno stronzo tra la mia vecchia casa e questa, quindi posso anche stabilirmi qui finché non finisco i lavori, e magari di fare un piccolo recinto per gli animali da questa parte e un piccolo campo coltivato da questa, giusto per cominciare ad avere il primo grano e i primi animali ancora prima di mettermi a fare lavori in grande. Quindi mi faccio una piccola base in questa zona e poi vediamo cosa fare di tutto questo spazio libero. Non è detto che io mi ci metta a coltivare, magari ci faccio venire su, non lo so, qualsiasi cosa, però voglio avere un bel po' di provviste, parlo di un po' di carne, un bel po' di pane, perché poi magari se mi schizza mi vado a fare un bel giretto in mare. Perfetto ragazzi, visto che sta facendo buio io torno a casa e domani con la luce ci mettiamo al lavoro. Nel ritirarmi tirerò un paio di colpi di spada a una di queste mucche. Ciao cara, scusa. Oh, casa, dolce casa. Buonanotte a tutti. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Oh, c'era la mia colazione qui. Mannaggia la puttana, non si era cotta perché c'era il vetro. Porca vacca. Mettiamo via queste risorse nel frattempo, va. Cerchiamo di essere ordinati perché già non sto capendo più niente, ragazzi. Abbiamo anche un po' di polvere da sparo. Presto sarò in grado di metter su della dinamite, e potrei fare ingenti danni con questa roba. Le nostre bistecche sono pronte e direi che è ora di fare anche colazione. Ah, che bella giornata che è venuta fuori. Spacchiamo sto pulsante, che a quanto pare tra un po' sarà del tutto inutile, e all'interno ci mettiamo una pressure plate. Ah, fuori è meglio il tasto perché così i mostri non riescono ad entrare. Là. Cosa cazzo è successo? Merda, credo che la pressure plate apra anche la botola. Giustamente, Che cazzo. Facciamo un pavimento in vetro. Devo recuperare le mie botole. Non mi servono a un cazzo, ma le voglio recuperare perché altrimenti, ecco, buttare materiale non porta bene in questo gioco. Me l'avete detto anche voi, Sinergo, non buttare niente, che è una modalità estrema, hai bisogno di tutto. Se voglio farmi la fattoria da quella parte, dovrò mettermi un lettino anche lì. Molti mi hanno segnalato la presenza di fulmini in Minecraft. Che dire ragazzi, non lo sapevo, non sapevo che ci fossero i fulmini, e quindi provvederò, magari mi farò anche una casetta in pietra, così se mi va a fuoco questa non resto scoperto. Però mi serve la spazzatura mi serve proprio, quindi che cosa faccio? Ecco, cerco di annegarmi come al solito, sembro un ladro in casa mia, devo passare da fuori. Ok, mettiamo una botola qui che mi fa da immondizia, proviamola subito. Funziona, perfetto.
La botola va bene la mia pressure plate, va bene tutto. Siamo a posto qua dentro casa, direi che non ho più nulla da fare. Posso andare a lavorare alla mia fattoria. Forse ho trovato uno dei posti più belli che si possano trovare in Minecraft. Infatti anche molti di voi nei commenti mi hanno chiesto il seme per il generatore del mondo, perché è figo ed è Ibn Battuta. Io comunque vi esorto, ragazzi, trattandosi di una serie hardcore, ad andare a recuperare magari gli episodi vecchi, il primo, il secondo e il terzo. Il sole, come al solito, sta tramontando e noi siamo ancora carissimo amico. Comunque sia, mi fa molto piacere sapere che qui ci sia una bella pecora. Vado a costruirmi subito un tosa erba, così le tolgo la lana senza ammazzarla. Là, ecco i due pezzi di ferro, gli ultimi due pezzi di ferro. Porca vacca, ragazzi, se ne va con una velocità disarmante il ferro. Oh, abbiamo fatto la nostra cesoia. Il problema è che sta tramontando il sole. Sì, sta proprio tramontando. E non possiamo farci molto, ragazzi. Dobbiamo aspettare. Aspettiamo che faccia notte, perché non ci conviene tenere il naso fuori. Non ancora, perlomeno. E andiamo a ninna. Non avendo ferro, devo arrangiarmi con quello che ho. Quindi mi faccio un paio di pale, sì, un paio di pale, e poi mi faccio anche una zappa o due. Abbiamo abbastanza semi e io direi che possiamo portarli con noi. Prima di fare la nostra casetta, perché io da quella parte voglio fare una casupola, tipo la metà di questa, giusto per mettermi a dormire e costruire una chest, dobbiamo riorganizzare i nostri materiali. Vediamo un po'. Dovrebbe bastare per fare qualcosa di semi-umano, diciamo così. Bando alle ciance e dirigiamoci verso la nostra futura fattoria. Pecorella, io lo so che stai qua, pecorella. Ti ho vista ieri sera. Pecorella, guardate l'entusiasmo negli occhi di questa pecora all'idea di essere tosata. No, non mi ha dato niente. Ma dai, un solo... Ah, pecora di merda. Pensavo che almeno un paio di cubetti di lana me li avrebbe dati, invece niente proprio. E non ce ne sono altre, c'è solo lei, quindi devo anche stare attento a non ammazzarla, sennò... Intanto cominciamo a lavorare alla nostra piccola fattoria, che come da progetto andremo a mettere là in alto. Oh, molto molto bene. È una cascina quella che sto tentando di fare, quindi verrà costruita all'insegna del rustico. Per come la vedo io, questo spazio è anche troppo, però vabbè, ce ne frega niente. A noi piace la casetta piccolina in Canada, con intorno un bel giardino. Bel giardino che sto riducendo a un deserto, perché ho bisogno anche di semi nel frattempo. Quindi più spacco erbacce, più prendo semi. Non ho paura di niente qua, non ho paura di morire di fame, perché ci sono talmente tante mucche che mi basterebbero per un mese. Non ho paura di rimanere senza un posto dove dormire, perché fra 5 minuti la mia casa sarà bella e pronta. Cominciamo a lavorare con un materiale umile, con un materiale estremamente povero. Un po' di pietrisco. Ok, la mia base è fatta. Adesso devo disporre il mio tavolo da lavoro qua in basso, in modo da costruire quello che mi occorre. Ha! Ti volevi nascondere, maledetta betulla. Fottiti. Era quasi invisibile, ma l'ho beccata. Facciamo un bel viottolo che conduce alla mia casa. Ve l'ho detto, ragazzi, voglio farla molto rustica, ma molto proprio. Come avrete intuito, sono innamorato del legno, ragazzi, e farò quasi tutte le mie costruzioni in legno. Ecco qua. Perfetto. Non so che diavolo sto combinando, ragazzi, mi è venuta questa idea e adesso la porterò a termine, anche se prosciugherà le mie scorte di legno, quasi sicuramente. Merda, è già notte. Ma alla pecora è rispuntato tutto. Aspettate che se mi dà due blocchi di lana forse riesco. Se mi dà due blocchi di lana, dico, perché l'altra volta è andata molto male. Dai, pecora, fammi felice, fammi sto regalo. Mi avvicino piano piano. Tre addirittura. Ti amo, pecora. Ti amo. Ce la farò a costruirmi un letto prima di schiattare? Questa è la domanda. Dai, va là. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Letto, ragazzi. Ce l'ho fatta. Non credevo, ma ce l'ho fatta. E si dorme. Si dorme senza tetto, senza porta. Ok.
Qua intorno potrebbero ancora esserci mostri. C'è un cazzo di nessuno. Facciamo le cose per benino. Disponiamo i nostri oggetti, così poi in base a dove stanno forno e tavolo da lavoro possiamo regolarci per il resto. Qui ci mettiamo magari una bella doppia chest. Molto carino. Molto molto carino. Forse è uno spreco di legna, eh? Magari potreste pensare così, ma io ho in mente un'idea. Un'idea che probabilmente non è attuabile, né tantomeno una cosa comoda, però mi sono messo in testa di fare questa cosa e la farò. Ho fatto i miei conti terribilmente male. Terribilmente. Vabbè, è tutta esperienza per il futuro, insomma. E a un certo punto ti rendi conto che ti manca il pietrisco. Pietrisco che ho buttato in giro per tutto il tempo perché non lo volevo in mezzo ai piedi, invece adesso mi torna utile. Ma guarda un po', qualcosa mi dice che fino a che non avrò terminato la mia fattoria, fino a che non avrò avviato la produzione di grano e bestiame, difficilmente tornerò in quell'altra zona se non per prendere un po' di legna o magari per mettermi a minare, visto che lì ho anche una miniera, l'avete vista alla fine della scorsa puntata. Vorrei trovare qualche bel dungeon con qualche tesoro, però non è cosa troppo semplice. Io sbatterei delle finestre in dei punti ben precisi, ma prima vorrei contornare tutto con le scalette. E adesso vediamo se la mia teoria funziona, perché prima avevo l'idea in mente ma l'ho realizzata come il quarzo. Invece adesso ci tengo a fare una cosa fatta ben in benino. Che bella casetta coloniale quasi. Ok, allora andiamo ad aprire le nostre finestre. Una che dia qua sul retro. Poi qui vicino al letto andiamo a mettere un'altra finestra. E poi potremmo fare finestre anche qui, perché no? Facciamo entrare luce di giorno. Qualche torcia in giro che non guasta mai. E adesso preoccupiamoci di ultimare il nostro tetto. Vediamo un po'. Non ho messo uno scalino sulla porta. E come cazzo faccio adesso? Vabbè dai, sulla porta ci mettiamo... Bello, no, bello il blocco così. Mi fa entrare tutto, mi hanno detto. Così. Ci mettiamo anche una torcetta qui. Guardate che bella. Questa sì che è una casetta fatta come si deve. Soffitto di vetro, così è meno claustrofobico l'ambiente, che è veramente minuscolo. E poi io direi, preoccupiamoci di tenere sempre bello pulito. Ma comunque mi piace il pavimento d'erba. Mi piace molto. Sì, credo che lo terrò così. Mi piace tantissimo. Bene, allora qua dietro magari ci coltiviamo anche qualcosa. Cominciamo la nostra cultura da qua dietro. Quanto odio quando il terreno torna a indurirsi in un attimo proprio. Ecco qua. La nostra prima coltivazione. Porca puttana, non è legno per farmi una porta. Vabbè, non fa niente, tanto non sarò così sfigato da essere attaccato da un mostro proprio stanotte. Quello che spero. Buongiorno, buongiorno a tutti. Sto morendo di fame, tanto per cambiare, quindi direi che la prima cosa da fare è cercare una cara mucca e tirarle una spadata tra le orecchie. Comunque ce ne sono ancora parecchie di mucche in giro, non devo preoccuparmi. Porca troia. No, devo preoccuparmi. Devo preoccuparmi anche tanto, perché sto per crepare. Dai, dai cazzo. Su, su. Cuociti, troia maledetta. Ok, e una è andata. Che cazzo apri, mangia. Guardate che bella l'entrata, guardate che bellina che è. Il nostro grano sta venendo su, anche se non l'ho annaffiato, neanche per scherzo. Raffiniamo un bel po' di assi di legno. Io comincerei a preoccuparmi dell'allevamento, intanto che aspettiamo che crescano sani e forti i nostri spigotti di grano. Andiamo di cancelli. Spero che mi basti. Direi di sì. Il nostro recintello è bello e fatto, anche se dovrei preparare la porta. Se la memoria non mi inganna, era una cosa di... questo tipo, così, con in mezzo una cosa così. Sì, cazzo,
Che memoria, signori. Oh, guardate quanto è carino qua dentro. Perfetto. Fuck yeah, ragazzi. Fuck yeah. Credo che in effetti potrebbe essere un bordello riuscire a portare le mucche da questa parte. No, sarà proprio un incubo. Affronterò l'oscurità, ragazzi. Mi allontanerò a piedi di notte, in piena notte, siamo a mezzanotte, per arrivare alla mia prima casa. In realtà, più che alla prima casa, vorrei arrivare un attimo in miniera. So che questa cosa è terribilmente sbagliata, ragazzi, ma scaverò verso il basso, anzi, per non perdermi, metterò anche un cartello qui. Ecco qua. Così non mi perdo. Io sento bollire qualcosa. C'è la lava qua intorno. E se fosse allo stesso livello al quale sto scavando, morirei molto semplicemente. Quindi cerchiamo di essere un po' più cauti. Io sono sceso qua giù senza avere neanche l'ombra di un blocco di carbone, quindi non posso farmi le torce. Salterà ben fuori un pezzo di carbone prima o poi. Oh, 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 oh. Vedo la luce, ma non è la luce che vorrei vedere. Ok, io ho brutti ricordi con la lava. Sono morto più volte con la lava che per colpa di creeper o altri mostri. Quindi cercherò di essere guardingo.